Non c'è una bassa in Londra. Io sarei molto più felice di essere accettato. Quell'illustre donna. Il professor che viaggia in Italia. La mia venerata maestra. Lei. Bell'ornamento del naturale scienze. E lume e gloria del sesso nella nostra Italia. Laura Bass è stata la prima donna al mondo a salire su una cattedra universitaria e questo avvenne nel 1732, quando le venne conferita la lettura, come all'epoca si chiamava, di filosofia universa all'Università di Bologna. Nacque questa illustre donna, onore del nostro secolo e della città di Bologna, il 29 ottobre dell'anno 1711, di onesti e civili parenti. Fu suo padre Giuseppe Bassi, dottore di legge, e la madre Rosa Maria Cesari. Laura Bassi è una figura straordinaria. È nata nel 1711 a Bologna e si rivelò ben presto una bambina molto arguta, imparò facilmente il latino. I suoi genitori erano resti a far di lei una bambina prodigio, come si faceva spesso nel Settecento. Faccio l'esempio di Maria Gaetana Agnesi a Milano, che era una matematica famosa, veniva esibita nei salotti aristocratici, perché di solito ovviamente erano bambine educate da genitori ricchi e ambiziosi. Laura Bassi nasce da una famiglia modesta, il padre era un avvocato, diremmo noi un avvocaticchio, insomma, non era di gran livello. Bologna veniva chiamata la città del sapere, perché era stata la sede della prima università al mondo. Alla fine del Seicento l'Università di Bologna versava in uno stato pietoso e Bologna perde la visibilità di seconda capitale dello Stato della Chiesa. Per rilanciarla non c'è altra strada che rilanciare la scienza, mettendosi al passo con gli sviluppi della scienza europea. Luigi Ferdinando Mazzini concepisce quindi la costituzione di un istituto delle scienze. Un personaggio interessante, Marsili, il quale era un militare, era uno scienziato, naturalista, oceanografo. Ma far nascere a Bologna una nuova istituzione scientifica non era così semplice. Primo perché c'era un'ingombrante università. In secondo luogo perché ovviamente il governo della città era un governo misto. Il cardinale legato era il rappresentante del pontefice, quindi aveva l'autorità massima. Ma poi c'era il Senato, composto dalle famiglie senatorie di Bologna, che non erano le più avanzate da questo punto di vista sul piano culturale. Poi esisteva anche una sorta di organismo che governava l'università, che era la Sunteria dell'Università. E per far nascere una nuova istituzione occorreva mettere d'accordo queste realtà diverse. Allora Marsili ha un'idea. Quella di convincere il Senato cittadino e il Cardinale Legato di aprire un'accademia scientifica dentro Bologna, non alternativa ma complementare all'università, che però non sia solo luogo di discussione ma anche luogo di sperimentazione. Viene regalato a Marsili, messo a disposizione di Marsili, Palazzo Poggi, quello nel quale ci troviamo. Quindi l'istituto a Bologna nasce con una struttura che ha al suo interno, contrariamente all'Académie des Sciences di Parigi e alla Royal Society, dei laboratori di sperimentazione scientifica. Quindi parla con tutta l'Europa. L'università aveva smesso di parlare con l'Europa. È una cosa abbastanza buffa questa della università e dell'Istituto delle Scienze. I professori erano sempre gli stessi, i quali la mattina
andavano a far lezione attenendosi un po', insomma, ai dettami della Chiesa. Il pomeriggio andavano in istituto a fare gli esperimenti. Nel momento in cui Marsili costruisce questa operazione e quando ormai l'ha portata a termine, questa operazione verrà affidata o assunta, se volete, dal Prospero Lambertini. Prospero Lambertini, il futuro Benedetto XIV, che è stato un personaggio importantissimo, un grande progressista legato agli ambienti libertini della città, il quale aveva capito perfettamente come fosse ormai necessario creare un'alleanza fra scienza e fede in un periodo del Settecento che appunto sempre di più chiedeva delle risposte alla nuova scienza, la scienza sperimentale, una scienza che doveva anche essere utile alla città, alla società. Benedetto XIV, uomo di rarissima intelligenza, capisce che la scienza è un linguaggio che consente di collocare lo Stato della Chiesa e la politica dello Stato della Chiesa nella politica europea e quindi è il protettore di questa accademia, è quello che la fa crescere da Roma in via oggetti donati a lui, in via risorse, fa costruire una biblioteca molto bella e molto importante. E soprattutto sceglierà di nominare degli illustri scienziati e uomini di cultura che ben poco avevano a che fare con la cultura italiana, D'Alembert, Voltaire, Maupertuis, tutta quanta la schiera dei filosofi francesi. La censura diventa più morbida. Gli accademici di Bologna, quelli che sono dell'Istituto delle Scienze, possono leggere senza incorrere in censure Copernico, Keplero, cioè i libri che sono all'indice. L'index librorum prohibitorum qua ha un effetto meno forte. Allora anche gli studiosi di astronomia qua diventano eliocentrici. Cioè la teoria copernicana che era collocata all'indice diventa uno degli elementi di forza di questa accademia. Settecento, il secolo dei lumi, c'è cioè una apertura diversa, una fiducia nuova nei confronti della luce della ragione che sconfigge le tenebre dell'ignoranza. In questa nuova visione culturale anche le donne trovano uno spazio. Tra l'altro Bologna nel Settecento viene definita un paradiso per le donne, innanzitutto perché nella storia dell'Università di Bologna le cattedre erano affidate ad insegnanti laici e non a monaci, e spesso divennero col tempo ereditarie. Questo permise, chiaramente ai margini, una presenza di donne che potevano, in condizioni eccezionali, ad esempio malattia o morte prematura di chi deteneva le cattedre, il padre, il fratello, poterli sostituire per qualche tempo. Da qui il mito cittadino di queste donne a partire dal Medioevo, fino ad arrivare alla prima laureata nella storia, Elena Cornaro Piscopia, che si laureò però a Padova in filosofia nel 1678. Certo, alcune donne aristocratiche, per l'intercessione di un uomo della famiglia, un padre, un fratello o anche un maestro, potevano avvicinarsi fino ad un certo punto agli studi, ma questo era considerato fuori da quelle che erano le competenze a loro richieste. Una donna non poteva essere una donna in grado di comporre sonetti, di fare conti, ma certamente una donna che insegna a dei maschi, a degli uomini, era qualcosa di straordinario. Si scoperse in Laura, fin dai più teneri anni, un sommo genio per le lettere ed una naturale disposizione di talento per apprenderle. Però ecco, il tramite di un uomo era necessario, imprescindibile, e infatti Laura Bassi venne in un certo senso scoperta dal medico di famiglia Gaetano Tacconi, ma inizialmente c'era moltissima ritrosia da parte degli stessi genitori. Fu lo stesso Tacconi che insistette perché questo suo sapere non rimanesse segreto, che era una delle condizioni per cui lei aveva avuto il permesso di studiare, e quindi a poco nella casa paterna iniziarono ad aversi delle riunioni filosofiche, così le chiamavano, dove il sapere di Laura veniva esibito in un certo senso.
e quindi alcuni dei più illustri uomini di scienza della città, ma anche prelati, nobili, venivano ad assistere a queste esibizioni. E fra questi, ad un certo punto, compare anche Prospero Lambertini. Decisero una sera di andare a casa di Laura per ascoltarla, per vedere se era poi vero che era così d'eccezione. Fu un successo clamoroso e il cardinale Lambertini decise che una capacità così fuori del normale, soprattutto riferita ad una donna, non poteva essere se non premiata con una laurea. Vinta finalmente dalle insinuazioni e dalle preghiere, fu stabilito che tenesse una pubblica disputa di filosofia. Il 1732 è un po' l'anno mirabilis della, come diciamo, della carriera di Laura Bassi, perché in marzo diventa socia dell'Accademia delle Scienze, quindi discute, come era uso all'epoca, le sue tesi filosofiche per ottenere la laurea, laurea che ottiene in maggio. Fatti i conti, quanti anni aveva? È nata nel 1711. Venne accompagnata in palazzo pubblico da due nobildonne su una carrozza bardata e le cronache dell'epoca raccontano come si fosse accalcato un pubblico numerosissimo intorno a Piazza Maggiore per l'arrivo appunto di queste carrozze che portano Laura, no, alla sua discussione delle tesi. Certamente c'erano presenti, come dire, la crema della nobiltà bolognese, del clero, e fra questi sicuramente spiccava Prospero Lambertini, che è assolutamente il suo sponsor e protettore più importante. La rarità di tanto sapere in una donna sembrava ancora richiedere che nel farsene una pubblica mostra, i modi particolari e le solennità la distinguessero. Si volle perciò questo esperimento nel pubblico palazzo, nella galleria degli eccelsi signori anziani. Ciò seguì il 17 aprile dell'anno 1732 e il collegio dei signori dottori di filosofia ricevette con vera allegrezza l'istanza e fissò il giorno 12 di maggio di quello stesso anno per eseguirne la cerimonia. Si volle pur questa nel pubblico palazzo e nella sala detta di Ercole, superbamente apparata. Ottiene un grande successo e con la laurea lei riceve la corona di alloro, il mantellino di ermellino, che era appunto il segno per maschi e femmine, anche se lei era finora l'unica femmina, dei docenti dell'Ateneo. E lei si laureò in filosofia universa. I suoi studi si rivolsero principalmente verso i fenomeni della natura. Lei si laurea, ma a distanza di pochi mesi viene ammessa, sempre unica donna, al collegio dei filosofi e dei medici. Non solo, ma le diedero un incarico di docenza. La sua prima lezione che tenne nel dicembre all'archiginnasio era sicuramente affollata, erano presenti anche delle donne, era la prima lezione tenuta da una donna. Anche una meravigliosa medaglia che fu coniata quando tenne la sua prima lezione. Ma non tutti erano stati d'accordo, ovviamente, non solo la laurea, ma soprattutto di darle l'incarico di docente. Incredibilmente ci furono anche alcune donne che non erano così d'accordo sul trionfo di Laura Bassi, per esempio Laura Bentivoglio Davia, che era chiamata la bella cartesiana di Bologna, non si capacitava di tanto clamore, che definisce proprio ridicolo, e si lamenta con il suo maestro, che era un medico anatomista, Giovanni Bianchi di Rimini, il quale inizialmente anche lui è molto critico nei confronti di Laura Bassi. Giacché questa giovane ha preteso di distinguersi dalle altre donne attendendo a cose alle quali quel sesso non suole attendere, doveva anche mostrare d'averci atteso in una maniera distinta,
esponendo solamente tesi in maniera nobile e utile, e non schiccherare come ha fatto le carte di brodaiuola fratesca e peripatetica il più. Per poi però ricredersi, Giovanni Bianchi, perché una volta conosciuta di persona Laura Bassi, poi in realtà divenne uno dei suoi grandi estimatori. Dico adunque che questa è una giovane che ha la mente assai bene aggiustata e che è di molto talento e che perciò ha oltrepassata facilmente la condizione del suo sesso, della sua età e della sua educazione. Ma perché poi? Perché nella discussione delle sue prime tesi per ottenere la laurea, Laura mostra la sua conoscenza sostanzialmente della filosofia cartesiana, che rispecchiava un po' gli interessi del suo primo maestro, Tacconi. E quindi la critica che le viene fatta è quella di dire, beh, insomma, non è che dica niente di nuovo. E immediatamente però poi gli esponenti più progressisti, più avanzati della scienza bolognese fanno proprio il progetto Laura Bassi e capiscono che Laura ha una mente che va benissimo per la scienza newtoniana e quindi, come dire, le cambiano il programma di studi e la fanno avvicinare alla fisica e alla metodologia proprio newtoniane. C'era ovviamente l'indice dei libri proibiti dalla Chiesa. C'erano Galileo, Bacone, Kepler, Copernico. Il cardinale Lambertini diede l'approvazione che anche Laura potesse leggere i libri proibiti. E le verrà concesso questo permesso nel 1735, quando ha 24 anni, che era la stessa età richiesta ai maschi. Nel momento in cui lei può leggere queste opere, comincia anche a studiare la matematica. Il desiderio di questa donna era l'acquisto di sempre maggiori cognizioni. Applicossi perciò all'algebra e alla geometria. Si diede ad uno studio più universale e più intenso della fisica. E volle inoltre apprendere la lingua greca. E a sollevar l'animo da questi studi seri, ricorse anche talora alla conversazione con le muse, che l'ebbero cara. Manfredi, che appunto era un colto studioso, le insegnò l'algebra e il calcolo finitesimale, mentre Beccari la indirizzò verso argomenti di fisica più alla moda di quelli che lei aveva studiato. Perché fu così importante? È perché pochi sapevano il calcolo infinitesimale allora. Perché chi si occupava e chi insegnava fisica a Bologna all'epoca erano sostanzialmente medici. Lei invece conosce la matematica, conosce il calcolo infinitesimale. Infatti viene considerata una pioniera dell'introduzione di Newton in Italia. Cresceva e si stabiliva con ciò sempre più la sua fama. Né vera personaggio distinto per nascita o per lettere che non amasse portandosi a Bologna di conoscerla e di seco conversare e spesso ancora di udirla dar qualche saggio del suo sapere. Mentre le veniva affidata un incarico di insegnamento all'università, ecco, non poteva farlo regolarmente, seppur venisse pagata, aveva uno stipendio, ma doveva chiedere il permesso al Senato ex ratione sexu, cioè a causa del suo sesso. Non poteva fare lezione in maniera continuativa, non aveva un insegnamento alla pari dei suoi colleghi maschi dentro l'università. Bensì lei poteva fare lezione solo se invitata dai superiori. Quindi insomma lei assume un po' il ruolo della Minerva bolognese, straordinaria nel suo essere donna e scienziata, ma Laura non si arrese mai di fronte a questo ostacolo e veramente per tutta la vita cercò di fare in modo che questo suo insegnamento divenisse un vero e proprio insegnamento. E quindi cosa fa Laura Bassi? Beh, intanto per prima cosa decide di sposarsi, perché anche questo era un passaggio in un certo senso necessario. Costituita la nostra Laura nella positura di essere esposta a continue visite e da pubbliche comparse, credette convenire al suo decoro, stante ancora l'avanzata età del padre, di avere un marito. Le piacque il dottore Giuseppe Verati,
giovine applicato allo studio della medicina e che aveva compiuta con lode la carica di assistente all'ospitale di Santa Maria della Vita. Ed era stato insignito della laurea dottorale e se ne conchiuse in matrimonio. A un certo punto avevano anche pensato che dovesse prendere i voti per poter continuare la sua carriera universitaria, invece lei poi si sposò. Si sposa con Giuseppe Veratti, un suo collega, un medico, uno degli scienziati più progressisti dell'epoca. Si sposano nel 38 nella chiesa di San Petronio e vanno a vivere in via Barberia. Lei era certa che lui non le avrebbe posto ostacoli rispetto al suo corso di studi e questo fu verissimo perché Veratti si dimostrò essere un alleato incredibile per la carriera scientifica di Laura, nonostante poi fosse un'unione felicissima, fu un matrimonio anche d'amore. Faranno insieme, incredibile ma vero, 8 figli, di cui 5 sopravviveranno. Marito mio dilettissimo, ho ricevuto con sommo contento la dolcissima vostra, con l'avviso del felice arrivo vostro costì. Voi amatemi come fate, che io riamo voi, così che mi lusingo che il vostro e mio amore ci faccia sempre essere una sol cosa, come siamo sempre stati, e spero lo saremo pure per l'avvenire. I bambini stanno bene e la Caterina riscuote sempre finezze. Ciro non sempre perché spesso fa il bell'umore. Giovannino aiuta pulito la messa e il maestro se ne loda, ma in casa non ne vuol certo. Vi riverisce e desidera. E così fanno anche i due piccoli, uno balbettando e l'altro accenni. Quanto mi sembrano mai lunghi questi intervalli di posta. Ricordatevi della macchina elettrica, dell'amore che porto ai miei figli e a voi, che siete il maggior bene che abbia su questa terra. Del riso prendetene pure, se potete, e potreste anche accomodarne nel baullo per uso nostro, ma avvertite di metterci sopra dei pannicelli per non rovinare il sottabito. Quando sarete per partire, avvisatemi, ma soprattutto cercate buona compagnia e non pensate mai a venir solo. Addio, cara Laurina. Voi amatemi e siete corrisposto. Avvertite di non partir solo. Addio, carissimo mio Giuseppino, vostra moglie. Questo nuovo stato le accrebbe un nuovo merito, senza appunto violentarla e senza nulla togliere al suo genio. Così distribuì le cure di madre di famiglia e dello studio, succedendo l'ago, il fuso, i circoli e i libri. Sostenne bravamente una numerosa figliolanza, la provvide, la collocò e seppe in tal maniera dedicarsi all'economia domestica e alle diligenze di una provvida madre che parve una semplice donna e volgare. Una volta ottenuto lo status di donna sposata, poté insieme al marito aprire una scuola di fisica sperimentale privata nella loro abitazione. Secondo me ha fatto la scuola apposta, perché così le venisse riconosciuto un ruolo. Non le permettevano di farlo dentro le sedi istituzionali molto bene, lei lo faceva a casa propria. Era un'usanza molto diffusa a Bologna per i professori di livello tenere lezioni in casa. Lei faceva lezione tutti i giorni, mentre i suoi predecessori qualche ora a settimana, uomini, e quindi lei con questa sua tenacia e questa sua attenzione alla didattica e alla scienza fa un corso che la rende nota. Tra l'altro era corredata da una collezione di strumenti eccezionali, basti pensare che solo i Bassi Veratti posseggono, oltre all'Istituto delle Scienze, una macchina elettrica. Siccome diventa una scuola, pur privata, così importante e così numerosa, frequentata, le viene riconosciuto dal Senato e le danno uno stipendio molto maggiore di quello che prendeva già. Non soltanto lei riesce a far fare notevoli esperimenti ai suoi allievi, ma riesce anche a dare
una dovizia di spiegazioni teoriche, rarità per l'epoca. Voi l'avreste veduta circondata da una numerosa corona di scolari che pendevano dalle sue labbra, dare, in prima dei stabiliti esperimenti, la teoria. Ma la più esatta, la più ricolma di fisiche erudizioni, la più giudiziosa. E darla con ordinaria chiarezza ed assieme con una eleganza e pregiatezza di lingua che dubbiosi lasciava agli ascoltanti se d'improvviso parlasse, come ella pur faceva, o se meditato lungamente e disteso avesse quanto ella pronunciava. Quindi, dalla teoria passava agli esperimenti, e qui vi oprar tutto con la più scrupolosa esattezza, notare le minime differenze, rilevare quelle circostanze che più dimostrano la verità del fenomeno, formarvi sopra dei raziocini degni di quella gran mente, tirarne le più giuste conseguenze. Ecco, Laura Bassi aggiunge a queste lezioni teoriche che teneva l'attività sperimentale e pratica. Ecco, quello era un terreno che per le donne allora era chiuso. Cosa che non era possibile nelle altre istituzioni, perché dentro l'università si insegnava la teoria. Nell'istituto si potevano solo mettere in atto gli esperimenti senza un'inquadratura teorica, perché l'istituto non poteva entrare in competizione con l'università. Laura Bassi ha una visibilità e una centralità identica a quella degli uomini che frequentano la sua casa, rispetto a molti ha una competenza notevolmente superiore. Il laboratorio di Casa Veratti diventa uno delle mete del Grand Tour, perché era una vera e propria attrazione in città. Tutti la volevano ascoltare, tutti volevano assistere ai suoi esperimenti. Ma divenne un vero e proprio luogo di incontro di altri scienziati per portare avanti esperimenti, grazie anche alla collezione di strumenti posseduta dalla coppia. Purtroppo ad oggi questa collezione è andata dispersa, poiché venne venduta dal figlio della coppia, l'ultimo genito Paolo. Però ne possediamo un inventario notarile dal quale capiamo che era una collezione di strumenti completa suddivisa in 11 sezioni secondo un criterio prettamente didattico. Oggi, tramite l'inventario completo di questo gabinetto e tramite gli strumenti che sono conservati ed esposti al Museo di Palazzo Poggi, possiamo avere un'idea del tipo di esperimenti che Laura Bassi facesse e proponesse ai propri studenti durante le sue lezioni scientifiche. Possiamo pensare che mostrasse come l'elettricità può essere non solo scaricata in aria, ma anche accumulata e conservata tramite un condensatore statico che si chiama bottiglia di Leyda e che viene introdotta a metà del Settecento. Oppure ancora esperimenti sull'infiammabilità dell'aria, utilizzando le pistole di Volta, strumenti che Alessandro Volta manda a Laura Bassi per omaggio, ma anche per controllo scientifico. La sentivano una donna alla pari, cioè uno scienziato alla pari, diciamo. Adesso Volta cosa fa? Scrivo a Laura Bassi perché ne sa come me, se non di più, ecco. Fra i suoi allievi sicuramente è da menzionare Lazzaro Spallanzani, che fra l'altro era un suo cugino con il quale portò avanti alcuni esperimenti sulla riproducibilità degli animali. La sua famiglia, famiglia di Laura intendo, era originaria di Scandiano, come Spallanzani infatti. Quando Spallanzani, per amore più giovane, venne a Bologna, chiese subito di seguire le sue lezioni e per lui è rimasta la sua maestra, diciamo, fra virgolette. La cosa, anche questa, che denota l'eccezionalità della donna, della curiosità scientifica della donna. Spallanzani si occupava di tutt'altro che di fisica, andava a lezione di fisica perché così imparava, eccetera, ma lui era un biologo sostanzialmente e in quel periodo si occupava, di, come facevano altri, di vedere se tagliando la testa a una lumaca o una salamandra la testa ricresceva. Ebbene,
chi è che si mise a fare le stesse cose per tentare di aiutare Spallanzani, ma incuriosita da questo fatto della ricrescita della testa? Laura. E si scrivevano sulle lumache e si mandavano reciprocamente le lumache migliori. Vedo che in alcune specie, come nella lumaca terrestre, si riproduce l'intera testa col suo cervello e nervi corrispondenti. Quanto ai vasi sanguigni, arteriosi e venosi, siccome nell'ombrico non pregiudica il portarne via pezzi notabili, così non credo che altra ingiuria ad essi fatta abbia a recare impaccio al riproducimento, poiché la circolazione tosto riparasi per altri rami minori. Un altro giovane che le scrisse proprio su indicazione di Spallanzani fu un giovanissimo Alessandro Volta. M'era ben noto, e a chi non lo sarebbe? Virtuosissima dama, il di lei valore nelle filosofiche scienze e in grado eminente in tutte le parti della fisica. Lei, bell'ornamento delle naturali scienze e lume e gloria del sesso nella nostra Italia. Altri che frequentarono il suo laboratorio e la sua scuola furono Felice Fontana, che diventerà poi il direttore del Museo di Storia Naturale di Firenze, e Leopoldo Caldani, un altro giovane medico con il quale appunto portò avanti tutta una serie di esperimenti per sostenere le tesi di Haller. Stiamo parlando di una delle teorie più importanti della metà del Settecento, una teoria elaborata inizialmente dal medico e fisiologo svizzero Albrecht von Haller. Lui sperimentò su un grande numero di animali vivi la risposta che questi animali davano a una serie di stimoli. Se era di tipo doloroso, allora secondo Haller le parti che venivano stimolate erano parti cosiddette sensibili, e invece se la risposta era un movimento di un arto dell'animale, la proprietà che secondo Haller veniva stimolata era la proprietà del moto muscolare, quindi dell'irritabilità. Caldani, nel rifare gli esperimenti di Haller all'interno del laboratorio di Laura Bassi, in realtà li conferma e li sviluppa anche in una direzione nuova, in una direzione cioè che Haller non aveva previsto. La stimolazione delle parti animali con l'elettricità e in particolare gli strumenti elettrici che si trovavano all'interno del laboratorio di Laura Bassi e di Giuseppe Veratti. Noi infatti sappiamo che Laura Bassi è una delle donne di scienza che contribuisce in modo più importante alla diffusione delle nuove teorie elettriche, soprattutto quelle dello scienziato e politico americano Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, quello famoso dell'esperimento dell'aquilone, il parafulmine, che gli è andata bene perché poteva restare veramente fulminato, ma per fortuna si dice che la corda con la quale teneva l'aquilone era sufficientemente isolante, in effetti, visto che è sopravvissuto, deve essere stato così. La scienza dell'elettricità dell'epoca era una scienza di elettrostatica, quindi in sostanza si lavorava con dei conduttori, degli isolanti, per vedere se strofinando un corpo con un altro, appunto, si poteva andare a misurare un eccesso di elettricità da un lato o dall'altro, oppure si cercava di fare in modo di caricare elettricamente dei corpi. E per esempio Nollet aveva inventato una macchina per caricare una sfera di vetro che aveva una ruota, una cinghia, e per strofinio si faceva comparire della carica da qualche parte. Il vero studio dell'elettricità si ha quando Volta inventa la pila, che fu il primo dispositivo, ma naturalmente dopo l'epoca Laura Bassi, che permetteva di ottenere della corrente elettrica con continuità. Franklin immaginava questo, che ci fossero dei corpi, immaginiamo dei corpi solidi, che contenevano in condizioni naturali di equilibrio un fluido elettrico. Quando però si perturbava questo equilibrio, per esempio mettendo due corpi a contatto, cosa succedeva secondo Franklin?
che si poteva avere un travaso più o meno importante di questo fluido da un corpo all'altro, e quindi si veniva a rompere l'equilibrio con del fluido in eccesso da una parte, la chiamò carica positiva, e per fluido in difetto la chiamò carica negativa, e osservò a quel punto che con queste cariche diverse i corpi si attraevano. Questa è la teoria un fluido, e quindi Laura Bassi era convinta, insieme a Beccaria, che questa fosse la strada giusta, mentre dall'altra parte i francesi sostenevano che invece si dovesse parlare di due fluidi. La cosa divertente è che col senno di poi avevano ragione entrambi i contendenti, però all'epoca non potevano assolutamente immaginarlo. E quindi in questa querelle scientifica è interessante vedere che la nostra Laura Bassi, con dovizia di cultura scientifica, interagisce in maniera epistolare con questi illustri personaggi come l'abate Nollet e il grande padre Beccaria. Un professeur qui voyage en Italie a dessein di voir les savants et de profiter de leur lumière. Manquera son objet s'il n'avoit l'honneur de vous rendre ses devoirs. Laura Bassi aveva nel suo laboratorio tutti gli strumenti utili per lo studio e lo sviluppo dei fenomeni elettrici. Tra gli esperimenti originali che vengono fatti nel laboratorio di Laura Bassi ci sono proprio degli esperimenti di stimolazione elettrica delle parti di una rana. Questo animale, così come lo stimolo elettrico, in realtà torneranno dopo alcuni anni in una serie di ricerche molto famose che avranno Bologna ancora come loro centro di origine e di sviluppo, e mi riferisco naturalmente alle ricerche che a partire almeno dagli anni 80 del Settecento, quindi una ventina d'anni dopo, portarono Luigi Galvani alla scoperta dell'elettricità animale. Quindi c'è un elemento di continuità tra questi esperimenti condotti nel laboratorio di Laura Bassi e le ricerche che poi porteranno Galvani a una delle scoperte più importanti della scienza del Settecento. Gli esperimenti di stimolazione elettrica condotti da Caldani e da Fontana non potevano che avvenire all'interno del laboratorio di Laura Bassi, perché Laura Bassi poteva fornire tutte quelle competenze necessarie ai due giovani, cioè a Caldani e Fontana, per eseguire quegli esperimenti. Lei possedeva dei prismi nel suo laboratorio, con i quali faceva esperimenti di ottica e ripeteva gli esperimenti newtoniani. Nella seconda metà del 1600 gli scienziati ancora si interrogano riguardo alla natura della luce e del colore. In particolare si chiedono se il colore sia una proprietà dei corpi, questo barattolo rimane viola anche al buio, oppure se sia una proprietà della luce. In questa ipotesi al buio i colori non esistono. Newton è convinto che la risposta giusta sia la seconda. Alla fine, in una stanza completamente oscurata, Newton pratica un piccolo buco, un forellino in una finestra, in modo da ottenere un pennello di luce bianca solare sottile che incide sul prisma e produce su un muro a 7 metri di distanza un'immagine di circa una trentina di centimetri di dimensione in cui i colori dell'arcobaleno sono ben separati e ben visibili. A questo punto la domanda è il prisma che ha colorato la luce bianca? Per rispondere a questa domanda deve procurarsi un secondo prisma. Newton riesce a sistemare i due prismi in modo tale che la luce dispersa dal primo nei colori venga rimescolata dal secondo, sicché sul muro di nuovo compare un'immagine completamente bianca. E questo praticamente risolve la disputa sulla natura della luce del tempo. Un'altra cosa che la rese famosa e importante sia nella città di Bologna che fuori. A partire dal 1734 fino quasi alla sua morte, noi abbiamo trovato testimonianze fino al 1776, lei partecipò alle anatomie pubbliche, che a Bologna erano un evento importantissimo.
cioè queste anatomie che erano tenute da un medico, uno dei professori di medicina anatomia dell'università, e Laura partecipava come interlocutrice. Questo fu un grande onore per la città, fu una grande fama. Mette in luce la considerazione in cui veniva tenuta. Fare l'anatomia era una cosa complicata, bisognava trovare cadaveri. Cadaveri ovviamente non mancavano, soprattutto di quelli che una volta morti non avevano i parenti che lo rivendicavano. Si tenevano sempre al teatro anatomico dell'archiginnasio in occasione del carnevale, ma questo per ovvi motivi igienici, nel senso che dovendo mantenere un cadavere per una settimana, questo poteva essere fatto solo nei mesi più freddi, in febbraio. Qui anche la sovrapposizione del carnevale, no? Carnem, levare, e quindi l'anatomia, che consisteva proprio in uno spogliare il cadavere dai suoi strati più esterni per, come dire, introdursi nei segreti del corpo umano. Una svolta sicuramente il 1745, quando Benedetto XIV decide di creare un'elite di accademici. Li chiamerà accademici benedettini o accademici pensionari, saranno 24, 12 dei quali devono essere i dimostratori delle attività scientifiche nell'Istituto delle Scienze. Viene stilato un primo elenco, probabilmente anche dietro consiglio, indicazioni degli stessi e soliti Beccari, Galeazzi, insomma quelli che erano un po' i big all'interno dell'Accademia. Ben presto Laura si rende conto di non essere presente in questa lista. Quando Laura seppe che lei non era nel novero dei papabili, diciamo, si infuriò. Lei voleva fortemente far parte di questa elite di accademici, e quindi che cosa fa astutamente? Si rivolge a Flaminio Scarselli, che era l'ambasciatore bolognese a Roma, personaggio fidato e molto vicino a Benedetto XIV. Con uno stratagemma degna di una donna di eccezione, Laura suggerì: ma perché non dici al Papa che aggiunga un 25° posto? Un posto che sarebbe scomparso alla sua morte. Io so di non essere tra i nominati e godo di non esserci quando il pormici avrebbe dovuto costare l'esclusione ad alcuno di quelli che vi sono e tanto più di me si meritano tale onore. Purtuttavia sarebbe in arbitrio di sua santità il pormi in questa serie come fui posta nell'università per straordinaria, cioè per un soprappiù. E così fece, al Papa piacque moltissimo questa soluzione, quindi lei diventò accademica benedettina. Il Papa, quando fa Laura Bassi accademica pensionaria, cioè nel 45, specifica nel breve papale che deve guadagnare come gli altri, ma ha bisogno di specificarlo, perché veniva dato per scontato che, essendo donna, Laura Bassi non sarebbe stata tenuta agli stessi obblighi in questa sede cui erano tenuti gli uomini. Però occorreva intervenire, e questo intervento nel corso del Settecento era sempre di natura personale. Il Papa che interviene su questa persona, ma non c'era l'idea che un personale femminile potesse occuparsi tanto più di scienza. Che poi questo volesse dire per lei poter effettivamente prendere parte a tutte le attività dell'Accademia, come per esempio le votazioni per i nuovi soci, inizialmente no. Perché? Perché comunque era inusuale che una donna si trovasse in mezzo agli affari degli uomini. Non parendo lor decente che una signora, benché maritata, debba sempre essere in mezzo a tutte le brighe e i discorsi degli uomini. Impicciarsi in tutti gli affari dell'Accademia e non parendo conveniente alla decenza ed onestà del suo sesso l'essere sempre sola in mezzo a un congresso d'uomini e il dover udire i loro discorsi e le loro brighe. E quindi si rendono conto che la sua presenza avrebbe forse potuto metterli in imbarazzo. Non erano abituati a dover a che fare con una donna. Però
Da questo momento in poi Laura ogni anno puntualmente consegnerà la sua relazione originale, la sua ricerca originale in Accademia, quindi farà sempre perfettamente il suo compito da accademica benedettina. Non c'è una Bassi in Londra e io sarei molto più felice di essere aggregato alla sua Accademia di Bologna che a quella degli inglesi. Voltaire, che a un certo punto voleva diventare membro dell'Accademia, a chi scrive? A Laura Bassi. E l'anno dopo Voltaire sarà fatto socio dell'Accademia delle Scienze di Bologna su indicazione di Laura Bassi. Nel 1745 le scrive un'altra lettera in cui le racconta di un sogno in cui immaginava se stesso in un filosofico ménage à trois. Ovviamente la terza persona in questione era Madame du Châtelet, la musa di Voltaire, che guarda caso l'anno seguente divenne anche lei socia dell'Accademia, sempre su designazione di Laura Bassi. Non verrà dunque mai il bel giorno nel quale io potrò radunare insieme la signora Bassi con la signora du Châtelet e gridare tra loro «Facciamus hic tria tabernacula!» A Napoli c'erano dei circoli aristocratici dove alcune donne si erano avvicinate alla scienza e praticavano la scienza, anche la scienza sperimentale, facevano esperimenti, fra queste per esempio Faustina Pignatelli, ci fu la matematica Maria Gaetana Agnesi, milanese, tutte vengono fatte socie dell'Accademia in una classe particolare, quella dei soci onorari, che era stata creata per accogliere i soci stranieri e che dal 1732 poi diventa la classe dei soci stranieri e delle donne. A Bologna c'era Anna Morandi Manzolini, questa figura straordinaria di una donna fra arte e scienza che ci ha lasciato una collezione unica di ceroplastiche anatomiche. Quindi c'è una sorta di filo rosso, diciamo, che collega queste figure e la prepista però sicuramente è Laura Bassi. Nel 1766 Laura Bassi ottenne anche una cattedra al Collegio Montalto e abbiamo numerose testimonianze dei suoi allievi che raccontano, ci hanno lasciato traccia delle sue lezioni. Fino a quando nel 1776 riesce finalmente a ottenere il riconoscimento istituzionale cui ha ambito, no, per tutta la sua carriera scientifica, ovvero ottenere la cattedra di fisica sperimentale dentro l'istituto. Quello che lei aveva desiderato fin dal 1732, il che ovviamente era impossibile. Quindi non le bastava tenere le sue lezioni private e fare gli esperimenti in privato, vuole un ruolo qui. E si arriva a darle questo ruolo qui sdoppiando, dividendo in due il laboratorio di fisica, facendo una fisica più teorica, il cui responsabile era Sebastiano Canterzani, e una dimensione più sperimentale della fisica e viene nominata lei. Ma perché venga nominata intercorrono una quantità di trattative, molte delle quali gestite da Veratti, che era suo marito. Questo appunto nel 1776, a due anni dalla morte, e suo assistente venne designato il marito Giuseppe Veratti. Ma purtroppo nel 78 muore improvvisamente. Quell'illustre donna, di cui ora piangiamo la perdita, e veneriamo la memoria come la custode di quell'onori e di quel lustro, i quali mentre visse arricchì nonché la nostra patria, ma l'Italia tutta. Col periodo napoleonico si chiude ogni possibilità al femminile. Bisognerà aspettare il 1800 con Maria dalle Donne per trovare un'altra donna che sarà fatta socia dell'Accademia delle Scienze. Bisogna aspettare un secolo circa per vedere poi ricomparire delle donne, ma attenzione, pochissime.
L'esempio di Laura Bassi adesso va seguito in questo senso. Ci sono tante donne che fanno fisica, poche donne che invece hanno la grande opportunità e il grande onore di ottenere posizioni di vertice. E questo, diciamo, è un qualcosa che ci deve far pensare e che ci dà sempre Laura Bassi come emblema di riferimento. Ricordare Laura Bassi deve servire proprio da ispirazione per tutte le donne che si lanciano nella carriera scientifica. Borges parla dell'amichevole presenza dei libri. I libri qui parlano, sussurrano, ma sono libri che per secoli sono stati consultati solo da uomini e scritti solo da uomini. Poter pensare anche solo i pensieri di una donna che nel secolo dei lumi, per prima, riesce non solo a emanciparsi attraverso lo studio, ma a farsi testimone e a passare testimone. È come se nella lunga serie delle antenate che ci guidano a un pensiero di emancipazione di pari dignità, Laura Bassi fosse un fuoco acceso. Certo, qualcuno aveva riconosciuto il suo valore fin da bambina, qualcuno aveva riconosciuto la sua intelligenza, ma lei l'ha misurata in modo che i suoi passi non fallissero un percorso così arduo. Cosa doveva essere per lei? Portava un mantello di consapevolezza che ce la rende antenata luminosa. Avere negli occhi quella stessa luce porta a un sentiero che ancora oggi dobbiamo continuare a camminare con costanza come donne e come uomini.